Il Perù ha accolto la richiesta di rogatoria avanzata dall'Italia. La Procura di Firenze ha chiesto di sentire 14 persone. Questa è l'ultima notizia relativa alle indagini sulla misteriosa scomparsa di Cataleya Ciclo Alvarez, conosciuta come Cata, una bambina di 5 anni scomparsa il 10 giugno scorso dall'ex hotel Astor a Firenze. Sono trascorsi 3 mesi e mezzo. E non c'è ancora alcuna traccia della bambina. Le autorità stanno esaminando diverse ipotesi e linee investigative nella speranza di trovare la piccola, con la possibilità che sia ancora viva. Una di queste ipotesi riguarda un possibile sequestro di persona, in cui, tuttavia, i rapitori potrebbero aver commesso un errore nella scelta della bambina. Sembra che avessero l'intenzione di rapire un'altra bimba e non Cata. Questa pista potrebbe condurre in Perù ed è per questo che gli investigatori italiani hanno richiesto alle autorità peruviane una rogatoria, che consiste nella possibilità di condurre interrogatori tramite videoconferenza con 14 persone. Tra questi soggetti figurano parenti e amici dei genitori della piccola, che attualmente si trovano nel loro paese d'origine e potrebbero fornire informazioni cruciali per l'indagine. In particolare, le autorità intendono interrogare lo zio paterno di Cata, attualmente detenuto nel carcere di Lima, e un altro cittadino peruviano che si trova nella stessa struttura carceraria e che è stato coinvolto in un caso di traffico di droga avvenuto nel 2022. In quell'anno, quando l'hotel Astor funzionava ancora come albergo, la polizia effettuò una perquisizione nell'appartamento di Firenze di un trafficante di droga peruviano. In quell'occasione fu scoperta una notevole quantità di cocaina, per cui il trafficante non aveva ancora effettuato il pagamento. La cocaina fu confiscata e l'uomo fu arrestato, ma i suoi fornitori non ricevettero mai il pagamento per quella partita. Nonostante non ci siano legami di parentela con Cata, è interessante notare che la donna che viveva nell'appartamento perquisito è la madre di una bambina della stessa età della piccola scomparsa. Qualche mese dopo, quando l'hotel Astor fu chiuso, questa madre si trasferì lì con la sua bambina. Quando Cata scomparve, qualcuno che conosceva questa storia fece subito il collegamento con la scomparsa della bambina. Fu in quel momento che iniziarono a circolare voci riguardo a una possibile vendetta da parte dei trafficanti di droga e all'ipotesi di uno scambio di persone. Sembra che queste voci abbiano raggiunto persino le carceri peruviane, dove è detenuto un altro fratello del padre di Cata, Miguel Ángel Romero Ciclo, il quale ha presentato questa teoria alle autorità. In precedenza aveva discusso di questo argomento con il fratello al telefono, chiedendogli di indagare nelle carceri in Perù per verificare se qualcuno avesse informazioni sulla teoria dello scambio di persone legato alla partita di droga. Anche la nonna paterna di Cata, Esther, residente a Pistoia, ha menzionato questa teoria. «Credo sia stata vittima di uno scambio di persona. Volevano rapire un'altra bambina e l'hanno presa per sbaglio. Sono sicura che nessuno avrebbe mai fatto del male alla mia famiglia volontariamente. Ma chi avrebbe potuto rapire una bambina per errore? E se fosse stato un errore, perché non l'hanno restituita una volta compreso il problema?» Gli inquirenti stanno seguendo un'altra pista. La Procura di Firenze ha avviato un'indagine per sequestro di persona a scopo di estorsione. L'ipotesi è che il rapimento sia stato un atto di vendetta nell'ambito di una lotta per il controllo delle camere dell'ex hotel, caratterizzata da violenze e richieste di denaro. Si sospetta che la famiglia di Cata potesse avere un ruolo centrale in questa situazione. Resta aperta anche l'orribile possibilità che la piccola sia stata uccisa e che il suo corpo si trovi all'interno dell'ex hotel Astor. A breve, i gruppi speciali dei carabinieri effettueranno ricerche nell'edificio alla ricerca di indizi. Nel frattempo, l'avvocato di Catherine Alvarez, la madre di Cata, Sharon Matteoni, ha dichiarato che la famiglia continua a cercare la piccola, sperando che sia ancora viva. In merito alle indagini in Perù, il legale ha fornito ulteriori spiegazioni. Non è detto che ci sia un collegamento tra il fatto che vengano sentiti questi soggetti e l'ipotesi dello scambio di persona.
la procura potrebbe seguire altre piste. Gli inquirenti stanno esplorando un'altra possibilità per giungere alla piccola Kata?